Buonasera a tutti. Per la rassegna Cinema e Libri siamo al secondo appuntamento con... anzi, il terzo appuntamento, giusto? Paolo? Sì. Terzo? Terzo appuntamento con Paolo Cocchi e questa sera presentiamo Pasolini. Quindi lascio la parola da chi partiamo? Da te? Da Emilio? Da Emilio. Da Emilio Orlando, che presenta anche gli altri presenti. Allora, grazie. I documenti che andremo a visionare questa sera sono stati raccolti da Paolo Cocchi in questo documentario inchiesta sull'ultima notte di Pierpaolo Pasolini. È un documentario che abbraccia un po' tutto quello che si è detto e un po' tutto quello che si è scritto in questi anni, da quella notte del 1975 in cui Pasolini trovò la morte al Libero Scalo di Ostia. Ovviamente non vi svelerò tutto quello che Paolo Cocchi affronta nel documentario, ma si passerà per le varie piste investigative e non solo che sono state seguite e raccontate da quegli anni. Interverranno esperti e alla fine della proiezione ci sarà un dibattito, cioè con noi l'avvocato Stefano Maccioni di Cittadinanza Attiva, che si è occupato di far riaprire il caso appunto qualche anno fa, Igor Patruno, che si è occupato anche del caso di Pasolini, l'autore Paolo Cocchi, la genetista forense Marina Baldi, e con Giovanni Fabiano affronteremo, ecco, il problema di come Pasolini entra poi nella letteratura italiana, non soltanto da scrittore e da poeta, ma anche, possiamo dire, da sociologo, riesaminando appunto alcune opere come Petrolio e come altre produzioni cinematografiche. Allora, due prove istanti Paolo, sì, e poi dopo iniziamo con la proiezione. Sì, dunque questo è un documentario, innanzitutto l'ho dovuto, l'avevo già ultimato, ma l'ho dovuto fermare e rifare perché nel frattempo è morto Pino Pelosi, quindi c'è un capitolo dedicato proprio a Pelosi e quello che ha detto e quello che non ha detto. È un documentario che comunque fa riflettere. L'obiettivo di questo documentario è far riflettere, oltre a fare i vari punti della situazione e dell'omicidio, quindi va anche sulla dinamica dell'omicidio, sui possibili moventi, però va anche a descrivere la figura del poeta. Questo mi interessava molto farlo, anche se ci sono stati documentari in passato che l'hanno fatto più che egregiamente. Ecco, tutto qui. Allora, rapidamente prima di iniziare, ecco, partiamo da Igor Patruno. Igor, la figura di Pasolini, non soltanto come poeta, non soltanto come regista, che segno ha lasciato nella nostra società? Io dico questo, insomma, così per iniziare a riflettere insieme. Oltre 100 denunce nell'arco della sua vita, 33 processi se non ricordo male, decine e decine di aggressioni di tutti i tipi, aggressioni verbali, aggressioni fisiche in mezzo alla strada. Ecco, voi provate a immaginare, a me quando parlo di Pasolini viene sempre in mente il 1962, quando lui... Ecco Igor, che anni erano quelli di Pasolini a livello sociale? Beh, l'Italia che fase sociologica e storica stava vivendo? Certo, c'era l'Italia, era fondamentalmente l'Italia del boom economico quando lui, diciamo, diventa noto, no? In Italia. Poi quando muore c'è un'altra Italia, che è un'Italia che è l'Italia, diciamo, della grande contestazione che diventa terrorismo poi fondamentalmente. Ecco, però per far capire a loro, no, la figura di Pasolini, io voglio solo ricordare questa cosa. Lui nel 62 viene accusato dal barista di un benzinaio di averlo rapinato di 2000 lire con una pistola caricata con un proiettile d'oro e viene condannato per questa cosa. Naturalmente, ovviamente nessuno ha mai trovato la pistola, no, caricata con un proiettile d'oro, e
a parte la testimonianza di questo benzinaio non c'era assolutamente nulla. Voi immaginate Pasolini a San Felice Circeo, perché siamo a San Felice Circeo, non si ferma e fa una rapina di 2000 lire. Ecco, questa cosa dice, la dice lunga, no, sull'odio vero, reale, che c'era nella società italiana nei confronti di Pasolini. Odio. Poi, ovviamente, c'era una larga parte degli italiani che anche lo amavano, ma fondamentalmente Pasolini era odiato. Perché era odiato? Perché era un intellettuale scomodo, perché diceva quello che pensava, e non solo, no? Andava oltre, criticava, utilizzava una critica feroce, non solo nei confronti della destra, non solo nei confronti di quelli che lui, no, da marxista che era, chiamava fascisti, nemmeno nei confronti solo della Democrazia Cristiana, no, ma anche e soprattutto del Partito Comunista. Quindi era un uomo solo. Ecco, quando adesso guardate il video, pensate a questo, no? Questa è la storia di un uomo fondamentalmente solo. Poi, insomma, era omosessuale dichiarato, faceva film, no, che suscitavano scandalo, no, non appena uscivano, salvo poi, no, che il Decameron, insomma, sono andato a vedere, no, adesso non mi ricordo, 14 milioni di italiani, insomma, no, perché è il Decameron, è che non ce lo vediamo, no. Quindi, ma lui proprio questo criticava quest'Italia scialba, sciocca, no? Che non aveva la capacità di comprendere, quindi criticava la piccola borghesia italiana, no? E, mentre invece aveva una grande attenzione nei confronti del sottoproletariato. Allora, grazie Igor. Io nel frattempo volevo ringraziare Giuseppe Garrea anche per alcune immagini, correggimi, che ha alcune immagini inedite che ha fornito, alcune un collezionista inedite. E uno storico dell'arte, preziosissimo. Da appunto editore, la Weltanschauung dell'editoria rispetto a Pasolini in quegli anni di amore e odio che c'era verso Pasolini. Oggi tutta la letteratura italiana e gli editori considerano ancora Pasolini un autore perfettamente commerciale. Allora, si perdono le iniziative che vengono promosse in favore di. La cosa che mi stupisce però è che un anno fa abbiamo proposto noi, proprio come editori, abbiamo proposto un testo per i bambini dove si spiegava un pochino chi è stato Pasolini e quant'altro, e siamo stati attaccati ferocemente ci è stato proprio chiesto di non pubblicare assolutamente niente, perché Pasolini per i bambini non è sicuramente un prodotto idoneo, quando noi non trattavamo sicuramente i libri che facevano scandalo di Pasolini, ma parlavamo di chi era il personaggio, perché è una collana che nasce proprio per raccontare i grandi personaggi della storia italiana. Quindi questa è una cosa che ho vissuto in prima persona. Abbiamo dovuto davvero rinunciare al progetto, anche perché chi poi l'autore che lo stava portando avanti è stato proprio lui a ritirarsi con la paura di essere attaccato per questa ragione, cosa che attenzione, non ci rivolgevamo neanche, ci rivolgevamo a un pubblico comunque di dagli 11 ai 13 anni, cosa che oggi dagli 11 ai 13 anni guardano in televisione anche in prima serata, penso che siate d'accordo, quello che si vede. Io mi capita ogni tanto in prima serata di vedere cadaveri squartati mentre sto mangiando in un telefilm che viene fatto vedere tutte le sere. Non so se questo sia educativo, sia positivo o altro, però credo che studiare la storia di Pasolini poteva essere anche interessante. E ripeto, dal punto di vista letterario. Allora, grazie a Giovanni. Ricordiamolo, Giovanni Fabiano rappresenta la David & Matthaus, una casa editrice molto prestigiosa che ha vari cataloghi e affronta argomenti con varie collane. Adesso entriamo un po' più nel vivo e proprio nell'aspetto giuridico investigativo della vicenda di Pasolini, e volevo chiedere all'avvocato Stefano Maccioni. Lo ricordo, Stefano Maccioni ha contribuito, anzi ha fatto riaprire il caso di Pasolini partendo da una traccia genetica, da una traccia di DNA trovata non diciamo codificata all'epoca, ecco, diciamo così. Allora, Stefano, e poi passiamo la parola a Marina Baldi, che dal punto di vista scientifico e tecnico affronterà la questione, per poi ritornare dopo il dibattito ad approfondirlo. Si sente? Ah, ok. No,
in anticipo, faccio una breve premessa però. A dicembre, novembre, sono praticamente 10 anni che mi sto occupando di questa riapertura delle indagini sull'omicidio di Pierpaolo Pasolini, riaperte nel 2010, nel 2009 su istanza mia di una criminologa, era Simona Ruffini, nel 2010 poi riaperte formalmente, non so se vi ricordate quando vennero fuori le dichiarazioni del senatore Marcello Dell'Utri sulla scomparsa, non so se c'è nel documentario, dell'appunto 21 di Petrolio. Noi avevamo legato la nostra richiesta di riapertura delle indagini su due elementi essenzialmente: sulla necessità che venissero effettuati degli esami, quelli normali, esami scientifici che vengono effettuati adesso a seguito di qualsiasi tipo di omicidio, di fatto cruento, però sia DNA e esami dattiloscopici sui reperti custoditi presso il Museo Criminologico di Roma. Il primo dato che balzava agli occhi era che dopo la bellezza di circa 37 anni dall'omicidio vi erano dei reperti che potevano parlare, che avevano delle tracce ematiche, oltre i vestiti ovviamente per Paolo Pasolini, e io metto un punto interrogativo per quanto riguarda Pino Pelosi, perché il DNA su Pino Pelosi non è stato fatto, nonostante le richieste. Io ho presentato un'ulteriore istanza all'indomani della morte perché vengano acquisiti anche i prelievi istologici fatti, sapete che Pino Pelosi è morto a seguito di un tumore, quindi prelievi istologici fatti presso le strutture dove è stato ricoverato. Ebbene, la Procura di Roma riapre le indagini nel 2010, non anticipo molto per quanto vedrete, ma li chiude poi nel 2000, recentemente, nel 2015, maggio 2015. Raccolgo 11.000 firme tramite change.org perché ritengo che la chiusura dell'indagine non dovesse essere effettuata, soprattutto perché emergevano dei legami inquietanti con la neonascente banda della Magliana, perché quei rilievi fatti, e qui poi la dottoressa Marina Valdi, Marina mi ha aiutato moltissimo facendo una consulenza su un particolare profilo genetico, ma lei potrà essere più precisa di me, non erano stati approfonditi adeguatamente. Ho quindi richiesto l'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta. Questo appello non è rimasto così, non è caduto nel vuoto, perché è stata richiesta effettivamente, ci sono state due proposte di legge, una del Partito Democratico e una di SEL, che però si sono arenate in commissione affari costituzionali. Sapete ora le vicende quali sono attualmente pendenti, quindi sicuramente in questa legislatura una commissione parlamentare d'inchiesta non vedrà la luce. Mi auguro invece che vengano riaperte le indagini anche a seguito di iniziative come queste. Io non so, forse è la 50ª iniziativa alla quale partecipo in giro per l'Italia, ci sono aule magne dell'università colme di studenti che alla fine mi sommergono di domande, sono stati fatti film tipo La macchinazione o altri, documentari come questo, bellissimi, che portano, che fanno parlare del caso. Il rammarico più grande è che non siamo seguiti in questa fase, in particolare dalla Procura della Repubblica, lo dico questa in maniera, scusate, con mal celato, veramente sotto questo aspetto critica, perché dobbiamo riuscire veramente a effettuare, per fugare qualsiasi dubbio, anche nei confronti di personaggi che voi avete visto fuggire, Ergastolani fuggire, mi riferisco tra l'altro a Giuseppe Mastini, Johnny Lo Zingaro, fuggito e poi ripreso tra l'altro nella mia terra, in Toscana, vicino Siena. Ecco, ci sono dei dubbi che ancora rimangono pendenti su questa vicenda. Mi direte perché a distanza di 40 anni sia necessario ancora arrivare a scoprire, se è necessario scoprire? Io ritengo di sì, perché abbiamo dimostrato che non si è trattato, almeno secondo me, di un omicidio sessuale. Non poteva essere un omicidio sessuale perché non è stato soltanto Pino Pelosi ad uccidere Pierpaolo Pasolini, e quindi andiamo avanti e chiudo qui. Nella seconda grazie parte del dibattito poi entreremo nel vivo. Marina Baldi, riesaminare dei reperti dai quali emergono poi delle tracce genetiche, addirittura dal museo criminologico, c'è particolare difficoltà nel riesaminare tracce lasciate dimenticate dentro un museo? Allora, è chiaro che
prendere dei reperti che sono stati manipolati da tante persone, comunque hanno delle criticità, nel senso che si tratta di materiali che sono stati repertati e custoditi lì in un'epoca pre-DNA, quindi non si sapeva proprio, e io ho partecipato a tanti casi in cui sono state fatte analisi e che hanno dato degli ottimi risultati nonostante appunto fosse passato tanto tempo, proprio perché all'epoca chiunque commettesse un reato non aveva la più pallida idea che sarebbe venuto il DNA, quindi toccava tutto, lasciava tutto lì, eccetera. Stessa cosa è per questa vicenda. È chiaro che per contro gli stessi reperti sono comunque anche sono stati manipolati in maniera meno accurata anche dagli inquirenti, per esempio, da chi stava nel museo, eccetera. Però ci sono alcune tracce, soprattutto in questo caso, che sono molto interessanti. Posso dire quali sono? Allora, diciamo, a parte i jeans e che hanno una traccia di sangue all'interno della chiusura lampo, quindi questo già fa pensare che sia una traccia di deposizione successiva al momento in cui lui si è tolto i pantaloni e si è abbassati. Ma c'è una maglia in particolare, che è il famoso reperto 7, su cui sono stati trovati altri profili misti con il profilo di Pasolini, ed in particolare ce n'è uno che è una traccia ematica singola di una persona. Allora, non credo che Pasolini indossasse indumenti sporchi di sangue di qualcun altro, né credo che chiunque abbia manipolato poi per ragioni tecniche il reperto perdesse sangue, perché insomma quantomeno andiamo a vedere, ecco, voglio dire, no? Anche perché adesso dal DNA si possono fare tante cose in più, cioè questi profili trovati nel 2013 adesso possono essere rivalutati e ci possono dare delle informazioni anche addirittura sulla fisionomica delle persone, sul colore degli occhi, sul colore dei capelli, sull'etnia, quindi perché non provarci? Allora, iniziamo con la visione, a fine documentario ci approfondiremo ulteriormente il dibattito. Grazie e buona visione a tutti. Grazie. Allora, ben ritrovati, come avete avuto modo di notare nel documentario si toccano diversi aspetti della vicenda e diverse sfaccettature legate alla morte di Pierpaolo Pasolini. Si è parlato di criminalità, si è parlato di potere a confronto con il sottoproletariato. Ecco, c'è da fare un cappello su quegli anni, una piccola premessa, soprattutto su Ostia. Oggi si parla tanto di criminalità, di malavita organizzata legata a Ostia. Beh, il crimine organizzato di Ostia nasce proprio in quegli anni, negli anni in cui, quindi inizi anni 70, da borgo di pescatori che era Ostia, Ostia viene trasformata con importanti opere di edilizia popolare, viene creata la nuova Ostia, quindi Piazza Gasparri, dove il sottoproletariato di cui ci parla Igor si trasferisce in quella zona, quindi anche molti baraccati che vivevano qui a Roma o baraccati della provincia vengono trasferiti tra l'Idroscalo e Piazza Gasparri. Parecchi di questi personaggi erano il braccio violento di un certo tipo di potere dell'epoca, quindi ecco, Johnny Lo Zingaro, nonostante le sue origini poi fossero invece sinti, viveva anche in quella zona, ma come tanti altri esponenti importanti, esponenti di spicco di organizzazioni criminali, che si avvalevano di queste persone che campavano di espedienti appunto per spesso omicidi, pestaggi, linciaggi, come nel caso di Pierpaolo Pasolini. Quindi ecco qual è l'ipotesi che si porta avanti. L'ipotesi che si porta avanti nel documentario di Paolo è che Pino Pelosi è l'assassino, ma sicuramente non ha agito da solo. Ci sono tanti particolari che andrebbero rivisti e che nel documentario di Paolo vengono riaffrontati, ecco, come l'ora esatta della morte di Pasolini. Pasolini probabilmente non era morto quando quando il suo corpo è stato lasciato lì, agonizzante. Questo lo testimoniano alcune dichiarazioni che sono state rese qualche giorno dopo l'omicidio agli inquirenti di abitanti lì intorno, ecco, dichiarazioni molto discordanti sugli orari. Un altro particolare importante è i fratelli Borsellino. I fratelli Borsellino, come emerge la figura dei fratelli Borsellino nell'inchiesta di Pierpaolo Pasolini?
ci fu un carabiniere che qualche anno dopo si infiltrò in alcune bande criminali del Tiburtino Terzo di Pietralata, e di Pietralata, e venne a conoscenza all'interno di una bisca che i fratelli Borsellino probabilmente erano, che erano due ricettatori della zona, parteciparono all'omicidio Pasolini. Questo venne verbalizzato, vennero riaperte le indagini, la figura dei fratelli Borsellino entrò a pie pari nella vicenda di Pasolini. Ci sono state tante omissioni anche nelle indagini, ad esempio l'Alfa su cui è stato fermato Pelosi, che era di proprietà di Pasolini, non è stata mai esaminata, non sono state mai repertate tracce genetiche importanti e non venne fatto nessun esame, nessuna analisi su questa macchina, tant'è vero che è stata poi demolita senza che passasse per mano degli investigatori. Ecco, tutti questi particolari contribuiscono ad acuire ancora di più il mistero che appunto aleggia sulla morte di Pierpaolo Pasolini. Paolo, tu sei partito da elementi certi per arrivare poi, ecco, a descriverci questo scenario che abbiamo visto. L'ipotesi che prende corpo col tuo documentario, qual è poi? Dunque, non c'è una vera e propria ipotesi. L'unica certezza, e questo penso che ormai molti di noi lo sappiano, è che non c'era solo Piero Pelosi all'Idroscalo, questo lo si può dire. Quello che mi ha colpito è appunto la ricerca scientifica che è stata fatta dall'avvocato Maccioni, che ho trovato estremamente interessante. A mio avviso ci sono ancora i margini per arrivare a o quantomeno tentare di arrivare a una soluzione per individuare chi ha operato quella sera all'Idroscalo, chi ha ucciso Pierpaolo Pasolini. E non è impossibile. Tempo fa parlavo con una persona della scientifica che mi diceva: beh, ma sai, i reperti sono stati comunque toccati da tutti, però abbiamo visto che qui c'è un DNA di sangue. DNA di sangue, è assurdo immaginare che un qualcuno possa averlo perso del sangue proprio sulla camicia di Pelosi. Ecco, quindi io credo che la certezza sia questo. Il movente credo che sia difficile da individuare se prima non si individuano i soggetti. Allora, Igor, le indagini che vennero avviate all'epoca vennero chiuse subito con la confessione di Paolo Pelosi, e a leggere a distanza di anni quelle indagini e quegli atti si ha come la sensazione che le indagini che vennero avviate in realtà si preoccupavano più che di scoprire se Pelosi avesse avuto altri complici, ci sono state avviate con l'ansia appunto di scardinare la cosiddetta ipotesi e la tesi del complotto. Quindi ecco, ci si è messo una pietra sopra, Pelosi ha confessato, le indagini aperte nel corso degli anni, questo lo chiedo anche a Stefano e a Marina, non hanno in realtà svelato poi altri scenari, hanno forse aperto più dubbi. Sì, beh, insomma, certamente l'omicidio di Pasolini, il suo cadavere, il suo corpo, è qualcosa che insomma, è decisamente sgradevole per lo Stato italiano in quel periodo, per il potere, no? Che in qualche modo governava l'Italia. È stato detto durante il documentario che Pasolini nell'ultima parte della sua vita voleva processare la Democrazia Cristiana, non è una, insomma, aveva in mente di fare un processo vero. Poi capì proprio nel mentre, no? Pasolini era una persona che veniva presa da grandi entusiasmi, e proprio nel mentre costruiva l'idea, no, di qualcosa che potesse somigliare appunto ad un processo alla Democrazia Cristiana, capì che sarebbe stato impossibile farlo. Ecco, io adesso, senza togliere il mestiere qui all'avvocato, però vorrei fare riferimento a, diciamo, l'ultimo Pelosi, no? L'ultimo Pelosi è quello del 2010, perché
a quello dobbiamo fare riferimento, no? Cioè alla Pelosi che viene interrogato dal magistrato e che dice una serie di cose. Ecco, io credo di aver capito una cosa leggendo quel verbale, cioè che Pelosi comunque segue delle regole, no? Seguiva, insomma, delle regole nello sciorinare, no? Nel dare questi frammenti di verità. Ecco, una delle regole che certamente seguiva era quella che, se dobbiamo appunto dare un minimo di fede a quello che ha detto, è che possono essere fatti i nomi dei morti e non dei vivi. C'è un passaggio proprio nell'interrogatorio che a me ha colpito tantissimo, no? Nel quale lui dice chiaramente al magistrato: no, Johnny Mastini non c'era. Johnny Mastini sarebbe Johnny lo Zingaro, era appunto un Sinti, insomma, era un criminale di livello, diciamo, superiore a quello di Pelosi. Diciamo che aveva già ammazzato all'epoca un autista dell'ATAC e poi, insomma, commetterà altri omicidi abbastanza efferati. Ecco, insomma, era gente, apparteneva, diciamo, ad un universo diverso da quello di Pelosi. Era un criminale vero. E mentre il magistrato gli chiede, no, ma insomma, ma c'era o non c'era Johnny lo Zingaro, no? Perché Pelosi ha sempre detto che la loro era una conoscenza, diciamo, occasionale, l'avrò visto una decina di volte, mentre invece non è affatto vero, cioè loro, insomma, stavano insieme, si vedevano tutti i giorni, si frequentavano tantissimo, cioè agli atti dell'inchiesta una lettera, no, nella quale Pelosi, nello scrivere al Borsellino più giovane, al fratello, diciamo, a uno dei due fratelli Borsellino, gli dice di salutarlo caramente, no? Di salutare Johnny, scrive Johnny senza H, però insomma è chiaro che è lui, no? È appunto Mastini. Ecco, nel mentre avviene questo dialogo tra il magistrato e Pelosi, lui gli dice: beh, no, Johnny Mastini non c'era, perché comunque, insomma, Johnny Mastini è vivo, cioè, no? Allora, no? Tu dicevi, no, nel documentario, che ci vorrebbe un po' più di attenzione da parte della procura, no? Forse però anche i magistrati dovrebbero prestare un po' più di attenzione anche nel mentre, no, interrogano gli indagati, no, di omicidio, anzi indagati, in questo caso condannato per l'omicidio di Pasolini. Ecco, io in realtà l'elemento più importante che viene fuori da questo lungo interrogatorio è certamente il fatto che Pelosi conosceva Pasolini, lui lo dice, no? Adesso lo dice anche il suo avvocato, no? Conosceva Pasolini da almeno 3-4 mesi, che si frequentavano, per cui è evidente che, insomma, no, il motivo sessuale non può esserci, no? Cioè, non potevano avere l'esigenza, no, di consumare un rapporto, si conoscevano da un sacco di tempo. Pasolini l'ha portato in giro, questo dice Pelosi. E l'altro elemento che emerge è che ad ucciderlo erano, ovviamente lui lo dice chiaramente, erano almeno in sei, quindi magari potevano essere anche 7. E poi qui Pelosi fa riferimento alle automobili, alla Fiat 1005, ad un GT Alfa simile a quello di Pasolini, ad una motocicletta, aggiunge che i Borsellino, lui se n'era accorto, li avevano seguiti fin da quando appunto Pelosi era salito sulla macchina di Pasolini. Ecco,
ma perché accade tutto questo? E poi aggiungo anche un'altra cosa, anche questa è importante, e cioè che Pasolini aveva sotto il tappetino, no, del passeggero una somma che secondo Pelosi poteva essere di 3 o 4 milioni. Perché aveva questa somma? Aveva questa somma perché, e qui, no, nasce tutta questa vicenda, sulla quale però abbiamo dei punti di riferimento, perché c'è la vicenda delle pizze rubate del film di Salò. Le pizze vennero rubate realmente, questo è un dato oggettivo, no? Ed è anche un furto molto strano, perché io non ho notizia, francamente, magari ce ne saranno state, però non ho notizia. C'erano anche altri film, certamente, ma è evidente che è un furto fatto quasi, no? Diciamo con un bassista che stava lì dentro, insomma, con gente che no? Quindi con gente del mondo del cinema, no? Che frequentava Cinecittà, che frequentava la Technicolor. Ecco, quindi abbiamo questo elemento, e abbiamo l'altro elemento, cioè che Pelosi sapeva, questo dice nell'interrogatorio, sapeva di questo furto, sapeva che il furto venne fatto dai fratelli Borsellino, questo lui sostiene, lo sostiene Pelosi, sapeva anche, lui dice, io non partecipai a quel furto perché era un furto fatto, la Technicolor aveva una sede sulla Tiburtina, fatto vicino casa nostra e non si ruba vicino casa, lui questo lo dice molto chiaramente. Ecco allora che, no, cominciano a venire da questa, diciamo, ultima versione di Pino Pelosi, che probabilmente non ha detto tutta la verità, forse ha detto solo il 50%, però qualcosa si inizia ad intravedere. Pasolini aveva dei soldi con sé e questi soldi non sono stati ritrovati nell'auto e nelle sue tasche, vennero ritrovati, boh, io ho fatto il calcolo, 52.000 lire in tutto, no? di soldi in contanti, ed erano soldi che insomma avevano un valore particolare perché erano in contanti, cioè erano 3-4 milioni. È molto probabile che, questa è la mia sensazione, poi chiudo, no? Io non so se i Borsellino hanno realmente sono stati loro a rubare le pizze. Fatto sta che nella grande confusione che si venne a creare, in questo ebbe certamente un ruolo probabilmente non positivo lo stesso Sergio Citti in tutta questa vicenda. Nella grande confusione che si venne a creare è probabile che qualcuno, no, abbia pensato di tendere, diciamo, una trappola a Pasolini e quindi di magari dire, beh sì, le pizze ce le abbiamo noi, poi in realtà magari non ce le avevano, no? Sono logiche che sono abbastanza scontate nel mondo della criminalità, no? Tu vieni in possesso di un'informazione e la usi. Magari erano stati davvero i Borsellino a fare questo furto, anche se insomma erano certamente, probabilmente erano anche capaci di farlo, poi insomma se negli atti dell'inchiesta ci sono le foto, diciamo, di tutti i loro amici del giro che ho regalato a Giuseppe Carrera, perché appunto ho chiesto l'accesso agli atti e ho avuto appunto il DVD con gli atti dell'ultima inchiesta. Se voi guardate le facce di queste persone, insomma, adesso erano tutti capaci, secondo me, di compiere un furto alla Technicolor. Quindi, ecco, quello che, per rispondere alla tua domanda e chiudere, beh sì, sicuramente all'inizio si voleva chiudere questa vicenda, la si voleva chiudere il più rapidamente possibile perché era scomodo, no? Mantenerla, c'era il terrore che potesse venire fuori che appunto lo Stato aveva ucciso Pasolini. Poi, beh, insomma, secondo me
c'è stata una grande confusione, perché io credo che si dovesse cercare, fino a che c'era, no, all'idroscalo. Cioè, voi immaginate quel posto, ci abitavano decine di persone che vengono chiamate di volta in volta baraccati, pescatori, a seconda di chi li approccia, no? In realtà molta di questa gente, e insomma ho avuto modo di verificarlo con le informative della questura, molta di questa gente erano criminali che avevano fatto dello spaccio della droga, no, la loro attività predominante. Ecco, allora io dico questo, no? Ma insomma, cioè, voglio dire, perché andare all'idroscalo? L'idroscalo era un posto pericoloso, a maggior ragione quando hai, no, 3-4 milioni in contanti, no? Cioè, è chiaro che è stata una trappola. E io confermo quello che ho detto nel documentario, è stata una trappola che è stata tesa da un ambiente di criminali che o aveva saputo del furto e ha millantato di possedere queste pizze, oppure aveva effettivamente fatto il furto, no? E però non avevano certamente intenzione di restituirle, di restituire le pizze, probabilmente volevano i soldi. E poi sono scattati probabilmente tutta un'altra serie. Io continuo, no, non riesco a smettere di parlare, ecco, continuo a fare ipotesi, perché insomma io credo che sia impossibile che un intellettuale come Pasolini, ecco, ci è mancato tantissimo. Voi pensate che cosa sarebbe stato, no, vivere in un paese dove c'era Pasolini? Allora, grazie Igor. Nella vicenda di Pasolini effettivamente emergono proprio degli stilemi classici della criminalità, quindi il portare la vittima a dama, come avrebbe fatto Pelosi, per un cavallo di ritorno, no? Quando nel gergo criminale si dice, quando si ruba un qualcosa e poi si vuole restituirla dietro pagamento, si chiama cavallo di ritorno. E questi elementi erano tipici della malavita anche di strada dell'epoca. E ripetiamolo, la malavita che abitava l'idroscalo e che abitava Piazza Gasparri all'epoca veniva utilizzata anche come braccio violento, braccio armato di alcune organizzazioni di estrema destra e compagnia bella. Avvocato Maccioni, la riapertura del caso, poi giro la parola a Marina Baldi. Che prospettive, che potenzialità ci possono essere in futuro? Ecco, da il nome innanzitutto, il nome degli assassini oltre Pelosi è scritto in quegli atti probabilmente, quindi già diciamo le persone sono state all'epoca identificate. Se mi consenti soltanto un appunto sul documentario, devo dire, fare complimenti perché è molto stimolante. Al di là di tutto, sì, io non mi definisco un complottista. Mi è stato dato da un giornalista del Corriere della Sera, Di Battista, detto che siamo tutti complottisti. Io non credo di essere un complottista, sono un avvocato che si è mosso sempre e solo ed esclusivamente sulle prove e da un punto di vista razionale. Questo ci tengo molto a dirlo. Tanto che nell'ultimo colloquio che ho avuto col procuratore Pignatone ho detto: procuratore, partiamo dalle prove scientifiche, portando la consulenza della dottoressa Baldi, Di Maria. Quindi partiamo dalle prove scientifiche, non andiamo sul movente, anche se devo dire che gli stimoli per andare sul movente ce ne sono tantissimi. Però non ne parla all'interno del tribunale, magari ne parla, Stefano, in incontri come questi. Quella foto, noi una volta andammo ospiti in televisione, da una foto si sì, estrapolò un'immagine. Ora abbiamo poco tempo a disposizione, però volevo soltanto darvi degli spunti, poi magari cercate di approfondirli, perché ci sono degli aspetti che io vorrei sottolineare in questa vicenda. Il primo aspetto è quello del silenzio. Il silenzio da parte delle persone più vicine a Pasolini, e qui mi ritrovo molto sulle osservazioni che sono state fatte dal professore e soprattutto su quello che dice Giulio Andreotti. Guardate, Giulio Andreotti parlava, se l'è andata a cercare, anche nei confronti dell'avvocato Ambrosoli, e le parole hanno un significato. Se l'è andato a cercare di Pasolini,
voleva timbrare e archiviare un omicidio sessuale. Pino Pelosi ha reagito ad una violenza perché Pasolini avrebbe tentato di violentarlo. Che cosa c'è di più ignominioso di un adulto che cerca di violentare un ragazzo di 17 anni? Così si archivia una delle figure, e lo dice Andreotti, lo volevano, dice lo volevano assumere come modello politico. Ma io vi invito a rileggere, per chi forse molti di voi l'avranno già fatto, ci sono due articoli in particolare. Pasolini scriveva sul Corriere della Sera, che era il principale organo di informazione in Italia in quel periodo, in un periodo in cui non c'era internet, non c'erano i social per poter diffondere la propria opinione, e non c'era nemmeno la televisione, perché la televisione erano due canali con molto limitato anche come programmi. Il Corriere della Sera veniva letto invece da circa 3 milioni di persone, veniva diffuso molto, perché il processo è l'articolo che lui scrive a ottobre, dove chiede perché l'incidenza della mafia sulla politica nel nostro paese, sulle decisioni, l'influenza della CIA, insomma afferma delle cose veramente importanti, non solo di mettere sotto processo la DC, ma delle cose veramente inquietanti. E scritto dopo, perché il golpe, no? Il famoso io so ma non ho le prove, che poi non ho le prove, tutto era tranne che non ho le prove, era una chiusura per dire io so perfettamente quello che sto dicendo, cioè lui aveva le prove anche di quello che stava affermando. E lì c'è tutto il discorso, e torno a bomba su questo, del silenzio su chi l'ha circondato. Allora tutti quelli che conoscevano Pierpaolo Pasolini, è l'ora di dirlo, sapevano perfettamente che Pierpaolo Pasolini aveva avuto e aveva un rapporto, aveva rapporti da 2-3 mesi con Pino Pelosi, che conosceva Pino Pelosi. Ebbene, il telegiornale, e all'interno del processo viene fuori che Pierpaolo Pasolini avrebbe conosciuto Pino Pelosi esclusivamente quella sera. Allora io dico, ma perché gli amici, i parenti e quant'altro non lo hanno detto? Perché sono passati tutti questi anni senza che questa cosa venisse detta? Ma c'è di più, perché viene revocata la costituzione di parte civile dopo il processo di primo grado e si consente alla Procura Generale di impugnare e di modificare quella sentenza? Perché si pubblica Petroli a 17 anni di distanza dalla morte di Pierpaolo Pasolini? Queste sono domande che io porrò sempre di più e sempre più spesso, perché secondo me sono le vere domande che gravitano tutto intorno a questa vicenda. Perché il cugino di Pasolini, Nico Naldini, posso fare nome e cognome, fa praticamente archiviare una delle terze inchieste del processo affermando che il furto di quelle pizze non sarebbe stato importante perché vi erano delle copie? Ebbene, uno dei primi atti che ho fatto come investigazione difensiva è stato quello di sentire Ugo De Rossi, era il montatore di Salò, che è venuto a studio da me e mi ha detto: ma sta scherzando, avvocato? Io ho dovuto montare coi doppi di scarto, non c'erano i doppi, le doppie copie non esistevano, non c'era il digitale, c'era un solo girato, e Pasolini era simile a Luchino Visconti, era un perfezionista del cinema. Non so che cosa avrebbe dato per riavere quelle copie. Ebbene, nell'ordinanza di archiviazione del 2005 viene citato Nico Naldini e viene detto, come confermato dal cugino, inverosimile che Pierpaolo Pasolini si sia recato all'idroscalo di Ostia per riavere quelle pizze, tanto che aveva i doppi di scarto e quindi poteva le doppie copie, e quindi poteva tranquillamente montare con le doppie copie. Ecco, tutte queste cose, e a queste aggiungerai tante altre cose. Volete altri spunti? Il proprietario del Biondo Tevere, il ristorante dove Pino Pelosi sarebbe andato con Pierpaolo Pasolini, descrive Pino Pelosi come biondo con i capelli lunghi, in un'epoca in cui i verbali dei carabinieri e della polizia venivano fatti con una macchina da scrivere, non venivano fatti al computer come adesso con il copia e incolla, che c'è la possibilità in Word di fare copia e incolla con altro verbale. Mi dite come ha fatto il poliziotto ad andare a cercare biondo con i capelli lunghi e il panzirone, il proprietario del Biondo Tevere, andare a sottoscrivere quel verbale e soprattutto firmare per riconoscimento una foto che era tutt'altro che biondo con i capelli lunghi? Mi dite perché il testimone principale, quello che vede Pino Pelosi insieme a Pierpaolo Pasolini fa rifornimento al distributore di benzina sull'Ostiense, si risulterà poi legato alla banda della Magliana, perché era il proprietario del bar dove la banda scambierà poi le armi con la polizia?
quelle custodite presso il Ministero della Sanità, e lì viene il nome, un nome altisonante, appena processato a Mafia Capitale, che era Massimo Carminati, che era uno di quelli che aveva le chiavi per il Ministero della Sanità per la custodia di quelle armi. Ecco, questo è un po' è il fatto quando si dà del complottista, che non sopporto, no? Il fatto di dire c'è un complotto dietro. No, non c'è un complotto, ci sono cose da chiarire. Perché tutti i personaggi che gravitano intorno al primo processo di Pino Pelosi hanno a che fare con la P2 o sono legati all'estrema destra? Perché? Perché il famoso, è stato citato prima l'episodio del 62 del processo a Latina, che fu una vera e propria farsa del processo col proiettile d'oro, perché viene fatto da Aldo Semerari, che era il consulente, tra l'altro, della persona offesa del distributore, Aldo Semerari, che poi sarà il consulente di Pino Pelosi, sarà iscritto alla loggia massonica P2, decapitato dalla Camorra, muore così, ma anche tra i fondatori della Banda della Magliana. Dico, sono tutte coincidenze, ci stiamo sognando, sono tutte coincidenze che gravitano intorno a un omicidio. Sicuramente sono spunti, dovrebbero essere spunti investigativi importanti questi, da portare avanti, se si considera anche a cosa stava lavorando Pasolini, che era Petrolio, se si considera la scomparsa di questo, non tanto di questo capitolo, quanto anche altri legami con Petrolio, perché Petrolio si occupa di Enrico Mattei, definito come Bonocore, ma si occupa anche di Troia o Eugenio Cefis, che risulta dagli atti dell'inchiesta Mattei tra i fondatori della loggia massonica P2, già colui che prende il posto, scrive Pasolini, anche all'interno di Petrolio, di Enrico Mattei, dopo la morte di Enrico Mattei, e che scompare poi in Svizzera nel 78, dopo che è stato presidente anche della Montedison. Ecco, tutte queste cose, perché una commissione parlamentare inchiesta? Perché forse non riusciremo più dal punto di vista giudiziale. Io ci conto ancora, francamente, che dal punto di vista giudiziale si potrebbe fare ancora molto. Lascio poi la parola, scusate, a Marina Baldi, non voglio rubare tempo. Si potrebbe fare ancora molto per arrivare all'accertamento degli esecutori, poi dagli esecutori si può risalire anche al movente, volendo. Sicuramente non si può partire dal movente per arrivare agli esecutori adesso, però gli esecutori hanno un nome, un cognome, hanno una fotografia su quei reperti, perché ci sono almeno due tracce che portano la loro foto, e sono il plantare, la traccia interna, anzi tre, la traccia interna sul jeans di Pasolini, ematica, e la maglia a pelle di Pino Pelosi, sempre che tutte quelle tracce, perché il GIP ci diceva nella ordinanza di archiviazione, verosimilmente appartenuta a Pino Pelosi, ma il verosimilmente non ci basta più a distanza di 42 anni, cioè occorre la certezza. Quindi io insisterò, mi hanno definito come l'ostinato di questo processo, io insisterò a chiedere riapertura, non vi dico poi altri elementi che sono emersi come un testimone, perché poi ci sono, no, i fanatici di questo che continuiamo a raccogliere prove, tipo il più eclatante è un giornalista svedese a Stoccolma, trovato da David Greco, regista, e questo giornalista svedese dice: io ho cenato con Pasolini il 30 di ottobre, quando lui è venuto qui a prendere il premio per le ceneri di Gramsci, eravamo a cena e lui era molto preoccupato, non parlava, a un certo punto addirittura ha detto anche ho paura, ma non è che io mi baso sulle parole del giornalista svedese di Stoccolma, se non vi fosse un articolo uscito il 3 novembre su un giornale di Stoccolma tradotto con traduzione giurata, nella quale si riporta questo episodio. Quindi sapete quante persone in studio mi sono arrivate megalomani dicendo io so tutto chi ha ucciso? Non ne ho dato credibilità a nessuna che non avesse un sostegno. Questo mi ha portato un giornale svedese con traduzione giurata, il 3 novembre riportava questo episodio non pubblicato, lui era il corrispondente per il Tempo non volle pubblicare questo episodio, ovviamente chi c'era dietro al Tempo sappiamo quel periodo, non volle pubblicare questo episodio, venne pubblicato su un giornale locale di Stoccolma. Anche questo abbiamo chiesto che venga sentito, ma ci auguriamo che prima o poi la procura lo faccia. Grazie. Allora, grazie Avvocato Maccioni. Marina Baldi, appunto tutte queste tracce di sangue, comunque
reperti riferibili all'uno o all'altra persona entrata in scena nelle indagini. Sì, sono da analizzare, anche perché per esempio una camicia può facilmente essere attribuita a una persona o ad un'altra, perché ci sono dei punti in cui il DNA non è commisto, per esempio il colletto, per esempio la zona ascellare, cioè c'è da lavorarci. È stato già fatto molto, un ottimo lavoro dal VIS nel 2013, però è chiaro che bisogna riprendere un pochino le file della cosa e applicare le tecniche nuove, perché qui ogni 6 mesi cambia tutto nella genetica, nelle parti, negli aspetti tecnici, quindi applicando le cose più nuove si possono avere alcuni piccoli indizi, alcune piccole informazioni che magari incastrate in un certo modo possono aiutare a fare dei passi avanti. Del resto io credo che una vicenda di omicidio, come le vicende di scomparsa, non devono essere archiviate finché non sono risolte definitivamente, quindi i dubbi ci sono e mi sembra che sia molto evidente, insomma, quindi andrebbe un attimino approfondita la cosa. Poi è chiaro che la verità storica potrebbe non avere soddisfazione, no? Perché sono passati tanti anni, perché le persone non ci sono più, però non per questo bisogna interrompere l'attività, soprattutto perché era una personalità particolare. La più significativa secondo me è quella della camicia di Pelosi, ma non dobbiamo assolutamente escludere i pantaloni, quella all'interno dei pantaloni, perché è la parte interna, quindi secondo me queste sono le due cose da analizzare. E poi è chiaro, certo, se abbiamo la certezza che quel plantare la mattina non c'era, il fatto che fosse lì qualche significato potrebbe averlo, però sono 3, non è che sono tantissimi, ma perché non andare a confrontarli? No? L'inquinamento della scena del crimine prima era una cosa abbastanza frequente, noi stessi giornalisti entravamo e calcavamo la scena del crimine, questo complicava ulteriormente l'opera d'indagine. C'è una foto che mostra appunto 2 agenti che tengono la camicia per le mani, ecco, tutti questi episodi che possono aver inquinato la scena del crimine hanno poi pesato sull'esito finale, secondo voi? Il mancato congelamento della scena del crimine, come si dice oggi? Certo, è chiaro che questi DNA devono essere valutati e confrontati prima di tutto con le persone che erano presenti, che devono essere escluse. Questo succede sempre per qualsiasi scena del crimine, a maggior ragione con questi episodi che sono avvenuti tanti anni fa. Abbiamo seguito delitto di via Caravaggio, per dire, a Napoli, vicenda particolarissima, e lì chiaramente anche lì è stato toccato tutto, via Poma, cioè Loggiata, voglio dire, Loggiata, quando sono arrivati gli inquirenti c'erano 200 persone nella stanza della contessa. Se il DNA è di sangue è chiaro che c'è un altro senso, è ovvio, perché non credo che chi ha appeso, si è fatto fotografare con la camicia così, perdesse sangue così appunto, copiosamente, qui, no? Quindi ha un senso, esatto. Del polsino c'è, certo, il sangue. Sì, esatto. Quindi va valutato tutto dopo aver fatto le comparazioni, esclusi presenti. Giovanni, chiudi tu. Io intanto vi ringrazio, perché domani chiuderemo con l'ultimo, però diciamo anche oggi. Il botto. Con il botto. Sì, quindi ringrazio Paolo, perché queste 3 serate comunque hanno dato un'immagine diversa anche a quella che è la rassegna Cinema e Libri, che viene appunto svolta. E quindi la chiusura di domani con il mostro sarà sicura. Io però, prima di chiudere, scusa, ma non vogliamo sentire se c'è qualcuno del pubblico che vuole domandare qualcosa? O ci sono domande? Stanno litigando per chi deve farla per prima, quindi no, benissimo, l'abbiamo fatta noi la richiesta, se volevo. Quindi io ringrazio ancora i presenti, ringrazio Paolo. Domani l'orario è 20:30, tra le 20 e le 20:30, insomma, l'ultimo orario utile sono le 20:30. Sì, sì. Le 8, diciamo che grandi linee iniziamo, sì, con la prima parte, e poi avremo il filmato. Entreremo nel vivo alle 20:30. Domani sarà sull'ultimo delitto del mostro di Firenze, quindi ecco, partendo dall'ultimo delitto andremo ad affrontare, ad approfondire tutto quello che si è fatto e tutto quello che non si è fatto, dando ovviamente particolari inediti e sconcertanti, e sulle indagini che sono state riaperte da poco dalla procura. Ringrazio i presenti.
Allora, Avvocato Mancioni, grazie al solito per la precisione e per la puntualità con la quale espone tutto quello che su Pasolini non si è detto o è stato detto in maniera sbagliata. Igor Padruno, che più volte si è intervenuto su questo argomento, l'autore Paolo Cochi, che ci sorprende sempre per l'approfondire, per scendere in profondità rispetto a tematiche sulle quali o si è detto poco o si è scritto poco. Marina Baldi, un genetista forense romana, quindi ecco che ha seguito tantissimi casi non solo qui nella capitale ma anche fuori. Giovanni Fabiano, che ci ospita sempre con grande entusiasmo, rappresenta una casa editrice molto prestigiosa, la David & Matthouse. Però qui seguiamo la rassegna. Qui seguiamo uno spazio poetico, Cinema e Libri dallo scorso anno, una rassegna di indiscusso successo. Grazie. Ed Emilio Orlando, giornalista di Repubblica, che ha fatto da moderatore a tutte e tre le serate, giusto? A tutte e tre le serate. Perché a una sono mancato, quindi non ero sicurissimo di quello. Grazie ancora a tutti e grazie al pubblico.